Buongiorno per Notizie Abruzzo, siamo in compagnia di Gianfranco Giugliante, commissario per Pescara per quanto riguarda la Lega. Si voterà il 26 maggio a Pescara, la Lega ha le idee chiare, ha dato il via libera al candidato Carlo Masci, ma nel frattempo per esempio ci sono alcune situazioni anche da chiarire con l'UDC. Ci può spiegare? Noi non abbiamo problemi con l'UDC. Noi abbiamo detto che non intendiamo accettare in coalizione coloro i quali hanno collaborato in termini attivi con la giunta Alessandrini. Credo che sia una cosa di buon senso, sia un problema di stile. Non ci piace chi salti da una parte e dall'altra a secondo del vento che tira, e credo che queste prese di posizione, che non sono state solo della Lega ma anche di Fratelli d'Italia, riportano un po' la politica ad essere apprezzata e apprezzabile dai cittadini. Ci sono persone che in qualche misura si propongono come alternativa ad Alessandrini, e l'alternativa non può essere il nuovo che è avanzato. Lei che conosce bene il territorio, è stato anche ex assessore regionale alla protezione civile, se ricordo bene, qual è il suo obiettivo della Lega per Pescara e per l'Abruzzo? Ma noi in questo momento crediamo con assoluta onestà intellettuale di essere il partito che sta trainando il centrodestra in tutte le vittorie, in tutte le competizioni nelle quali ci siamo andati a misurare. Siamo assolutamente consapevoli che c'è un valore aggiunto, che è la capacità di trascinamento, la capacità di intercettazione del consenso da parte di Matteo Salvini, che non a caso è in questo momento il leader più apprezzato non solo in Italia ma anche in contesti più ampi, e naturalmente alla luce di quella che è un vento favorevole stiamo creando le condizioni anche per strutturarci come partito, per offrire una classe dirigente adeguata sia al ruolo sia ai consensi che stiamo mietendo. Un suo obiettivo invece per la città di Pescara? Ma a Pescara noi siamo certi che andremo a vincere, ci dovrà essere un cambiamento di prospettiva, così come siamo certi di vincere a Montesilvano, dove il risultato sarà eccezionale, così come siamo certi di vincere a Giulianova, se si riusciranno a comporre alcune posizioni che in questo momento sono distanti, ma per Pescara e Montesilvano non crediamo ci siano problemi, non crediamo che la Lega possa in qualche misura non essere l'elemento trainante delle coalizioni che nei due comuni andranno ad affrontare il centro-sinistra. Siamo certi di una vittoria schiacciante e riusciremo sicuramente a far eleggere un numero importantissimo di consiglieri comunali. Ricordiamo i due candidati? I due candidati? Beh, io ricordo quello che mi compete, che è De Martinis per il comune di Montesilvano, il quale già sta lavorando, già sta raccogliendo intorno a sé un consenso insperato, e siamo certi coglierà una vittoria probabilmente sin dal primo turno. E Carlo Masci lo ricordo io per la città di Pescara, per quanto riguarda il centrodestra. Io pensavo che si parlasse dei candidati della Lega. Chiaro che il candidato per la città di Pescara è Carlo Masci, è un candidato che ha una sua esperienza politica ben conosciuta, al quale la Lega darà tutto quanto l'apporto per cogliere l'obiettivo di una vittoria che è annunciata. Bene, ringraziamo Gianfranco Giugliante, in questo caso ancora commissario per quanto riguarda la Lega. Della Lega, sì. Grazie e buon lavoro. Grazie. Salve.